tutti conoscete la mia storia. Sono una ninfa, sì, insomma, quasi una dea. Sono figlia di Agenore e Telefassa e devo ringraziare loro se sono venuta al mondo così come sono. Pensate, persino Zeus ha perso la testa per me. E a dire il vero, non è il solo. Qualcuno addirittura pensa che io sia un mito. Ma vedete, quello che conta non è l'aspetto, l'apparenza. Quello che conta davvero sono le possibilità che io riesco a dare alla gente e soprattutto ai giovani, il futuro della nostra società. E allora vi voglio parlare proprio di quello che io riesco a dare ai giovani, le proposte, le occasioni, i progetti che vi permetto di realizzare. A questo proposito vorrei presentarvi un mio caro amico, una star nel suo campo, è Socrate. Salve a tutti, sono Socrate. Spero che non siano necessarie altre presentazioni. Sì, Europa è stata veramente eccezionale. È riuscita a promuovere un progetto per i giovani che non a caso porta il mio nome, favorendo l'istruzione dei cittadini durante tutto l'arco della loro vita, incoraggiando l'accesso di tutti all'apprendimento, in particolare delle lingue. In questa maniera viene facilitata la mobilità dei cittadini all'interno dell'Unione Europea. Questo progetto si compone di diverse azioni, tra cui il Comenius e l'Erasmus, ma ora vi presento due personaggi che ne sanno più di me. Mi presento, sono Erasmo da Rotterdam, sono il famoso umanista e teologo del XV secolo. Ho viaggiato diversi anni in Europa e ne ho conosciuto le culture, differenti sì, ma strettamente collegate tra loro. Non a caso quindi Europa ha voluto dare il mio nome al progetto di cui vi parlo, un progetto davvero molto interessante che offre ai giovani la possibilità di trascorrere un periodo di studio da 3 mesi a un anno accademico in un qualsiasi stato membro dell'Unione Europea. Ovviamente gli studi fatti all'estero avranno pieno riconoscimento nel piano di studi globale dello studente. Studiare all'estero offre molti vantaggi, una conoscenza approfondita della lingua straniera e un contatto diretto con la cultura del paese che vi ospiterà. E io invece sono Comenio, sono stato un teologo e un pedagogista, quindi ne so qualcosa di problema di scuola e di istruzione. Europa me lo doveva, ha attribuito il mio nome ad un programma che incoraggia alla crescita, alla cooperazione transnazionale tra le scuole europee e contribuisce a migliorare la crescita professionale del personale impegnato nel settore scolastico. Quelle che i miei amici vi hanno appena presentato sono solo due delle azioni che offre il programma Socrates. Ma c'è un altro progetto altrettanto molto importante, quello che porta il nome del grande Leonardo da Vinci. Sì, sono proprio io, Leonardo da Vinci. Il nuovo programma che porta il mio nome esiste dal 1 gennaio 2007 ed offre l'opportunità ai giovani tra i 18 e i 30 anni, con diploma di scuola superiore o di laurea, di effettuare un tirocinio di lavoro in un'azienda, dai 2 mesi ai 12 mesi, in uno dei paesi dell'Unione Europea. Inoltre c'è la borsa di studio Leonardo, che copre le spese di viaggio, di alloggio, corso di lingua, corso di preparazione e assicurazione contro gli infortuni. Insomma, una grande opportunità per i giovani ambiziosi che vogliono fare grandi cose, proprio come me. Chi di voi non ha sognato di viaggiare per tutta l'Europa e visitare città bellissime e ricche di storia come Madrid, Parigi, Londra, Berlino? Oggi si può fare grazie all'Interrail. Corro, credo che nel treno per la Spagna, vado a Valencia. Ah, anche l'Interrail.
L'Interrail è un biglietto ferroviario che consente di effettuare viaggi illimitati in treno a giovani con età compresa tra i 18 e i 26 anni. È possibile acquistare un biglietto per una sola nazione, One Country Pass, o per tutte le nazioni dell'Unione Europea, Global Pass, ed ha una validità dai 10 ai 30 giorni. Ma tu come le sai tutte queste cose? Anche io qualche anno fa sono stata in Spagna e penso proprio a Valencia con il progetto Erasmus. È stata un'esperienza fantastica, ho conosciuto tanti amici, ho imparato lo spagnolo e ho vissuto in un ambiente diverso. E quando sono rientrata in Italia, tutti gli esami che avevo sostenuto presso l'Università di Valencia mi sono stati convalidati. Devo proprio ringraziare l'Europa per tutte queste possibilità che mi ha offerto. Allora, che ne dite? Sono riuscita ad inventare qualcosa di buono per voi? Insomma, sono o non sono un mito?